Buonasera, buonasera, eccoci qua, siamo tornati in diretta, solo mezz'oretta di pausa, che poi non è stata pausa, qui abbiamo fatto anche delle interviste, però Appunto, di nuovo in infatti. diretta dalla Palatacca, questa volta per le ragazze Amaranto che per la quinta giornata della Serie A Beretta femminile affrontano l'Ariosto Ferrara. Squadre pronte per entrare in campo, eccole qua. Siamo, tutto pronto? Agli ordini degli arbitri Ismail Idmahou e Michele Tempone. Sta per iniziare questa nuova partita che vede le ragazze di casa in divisa Amaranto, versione light, quindi in sarti bianchi, contro l'Ariosto Ferrara, classica divisa rosa, pantaloncini neri. Bene, 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 tutto pronto, ultimi saluti. Andiamo a leggervi Vai. velocemente prima la classifica di questa Serie A Beretta femminile che vede il Mestrino e il Brixen appaiate con 8 punti, Salerno e Pontini a 7 dopo il pareggio nel rematch giocato in settimana, Erice 5, Casagrande Padana 4, Cassano Magnago, Malo, Mezzocorona, Eleno 2, Cellini Padova 1 e Ariosto Ferrara ancora a quota 0 punti. Quinta giornata che vede il programma un po' spezzettato, perché mentre oggi si giocano Guerriere Malo, Casagrande Padania, Cassano Magnago Ferrara e Cellini Padova Leno, le altre partite Erice Pontini a Mezzocorona Brixen e Salerno Mestrino sono state rinviate per gli impegni in coppa dell'Erice, del Salerno e del Brixen. Bene, tutto Quindi bello, saranno ma non hai detto chi sei. recuperate in settimana. E ora è tutto pronto per le squadre in campo e salutiamo nuovamente la crew che ci hanno accompagnato nella partita di prima e squadra quasi completamente confermata, quindi abbiamo alla telecamera ancora l'inossidabile Davide Milan Era io ai prima, però tastini va e bene. seconda voce in cronaca Davide Bianchi. Buonasera, buonasera a Buonasera. tutti. E chi vi parla è Luca Basile, pronto a raccontarvi finché la voce resiste, spero che duri per altri 60 minuti, non garantisco. Speriamo, anche perché sennò tocca parlare a me. Anche perché la partita col Trieste è stata emozionante, non tirata fino alla fine perché Cassano a un certo punto ha avuto i suoi 7-8 gol di vantaggio che è riuscito ad amministrare nel secondo tempo, però insomma ci ha costretto a parlare tanto, quindi ci siamo Bel tour de esaltati per la vittoria, force, eh? quindi spero che la voce resista per altri 60 minuti. Però bando alle ciance, appunto, stanno per Le ciance alle mande. entrare in campo le ragazze, come ho detto, la coppia arbitrale, i signori Michele Tempone e Ismail Idmahou. E proprio con il fischio di Ismail Idmahou parte il gioco con il Ferrara in attacco. Ferrara che si propone con Mirjana Tanic, posizione centrale, terzino destro con numero 10, Martina Crosta, terzino sinistro con numero 44. Abbiamo la bulgara Mari Tomova, alla destra il capitano ovviamente Katia Soglietti, tanto palla persa, quindi parte l'attacco del Cassano con Jovovic, Cobianchi, palla persa ma disturbata, quindi rimane in attacco il Cassano. Sì, primo pallone recuperato da Cassano. Non c'è però la seconda fase, quindi si riparte con l'attacco organizzato da Jovovic. Ferrazzi e Cobianchi, tre terzini. Vogliamo decifrare l'ala All'ala destra è e Milan, Milan, Giulia. Giulia, pivot Montoli Gloria e all'ala sinistra Giulia Gozzi. Quindi questo il set iniziale con Nila Bertolino ovviamente tra i pali. Tanto Ferrazzi cerca Montoli, non c'è però il passaggio. Nulla di fatto. Parte Ferrara, Crosta. Marito Mova prova da fuori, trova il palo però, nulla di fatto, può ripartire Cassano. Ferrazzi, Jovovic, seconda fase, passaggio per Cobianchi, si arriva fino a Milan, poi non c'è lo spazio, si deve fermare. Nulla di fatto la seconda fase del Cassano, può ripartire sempre con l'organizzazione di Jovovic. Tanto andiamo a completare il roster del Ferrara che vede appunto, abbiamo detto, Soglietti all'ala destra e Fabbricatore Luciana alla sinistra. Posizioni pivot Maria Marrocchi e in porta credo sia Vitale, credo col numero, no, numero 12, quindi si tratta del portiere spagnolo Marta Villoslada Palacios. Tacca Cassano. Tre sono le straniere del Ferrara, abbiamo detto Tanic centrale in porta e Tomova al terzino sinistro. Mentre Cassano, come ricordato, non schiera in questo primo giro d'andata nessuna giocatrice straniera.
Adesso attacca Ferrara, non c'è lo spazio per l'ala. Ferma tutto Mariana Tanic. Schema 3. Ancora reti inviolate, come siamo già a 2 minuti e mezzo. Nessuna marcatura. Fase di studio tra le due formazioni. Prova Tanic da fuori, da fuori. Sorprende difesa e sorprende anche Nila, perché sembrava poter intervenire su quel pallone, ma passa tra le mani. Jovic però restituisce il favore, 1-1 subito dall'altra parte, però riparte Tanic in velocità. Seconda fase per Crosta, che insacca, 2-1. Scambio repentino tra le due formazioni. Si riporta in attacco Cassano, questa volta però non si corre, si va piano. Jovovic riprende il giro di palla delle Amaranto. Jovovic, Ferrazzi. Jovovic incrocia con il numero 5, arriva Cobianchi, difficoltoso controllo. Poi va a pulire il tutto Montoli, che deve uscire fuori dalla zona normale del pivot a giocare con le compagne. Jovovic cerca spazi, Cobianchi per Milan all'ala, buono il semi-eret, mezzo alle gambe del portiere, non attentissima Marta Villoslova sul passo di uscita dalla posizione, è stata superata da Giulia Milan con numero 89, va a realizzare momentaneo pareggio 2-2. 4 minuti giocati. Attacca Ferrara con Crosta, Tanic. Squadre che si sono infiammate dopo i primi 2 minuti di studio, ora hanno preso il sopravvento, le azioni offensive. Ancora Martina Crosta ad allungare nuovamente. No, era Tanic. No, Maritanova. Il numero 44. Yes. Tanto dall'altra parte Jovovic trova varco tra primo e secondo difensore, però c'è contatto e quindi 7 metri e ammonizione per la numero 10 Martina Crosta. Vediamo, sarà il capitano Michela Cobianchi a incaricarsi del tiro. Tutto pronto, si aspetta il fischio. Senza finte, in bassa sinistra Michela Cobianchi, 3-3 punteggio. Nuovamente parità. Partita che vive di questi primi 5 minuti, alti e bassi. Sì, abbiamo visto molta calma e al contrario anche molta velocità. Tomova, Crosta, giro palla senza fretta, poi ci sarà probabilmente accelerazione, vediamo taglio dell'ala. Crosta uno contro uno su Gozzi, si presenta sola davanti a Nila Bertolino, che nulla può. Battuto subito il centro Cobianchi, incrocia con Ferrazzi, incrocio pieno credo. Poi la palla finisce in fallo laterale senza nessun altro tocco, quindi riparte Ferrara. Subito dall'altra parte. Attenzione, Tomova in penetrazione, ci mette la mano Bertolino perché l'arbitro comunque ha dato vantaggio, quindi era arrivato a tiro Tomova seppur disturbata, poi non si concretizza, quindi si riprende con 9 metri. Tanic uno contro uno. Insacca, oh. Insacca le spalle di Bertolino, Mariana Tanic, Cassano però che corre, Ferrazzi gioca l'uno contro uno, poi non riesce a passare, scarica Jovovic, ma si chiudono le maglie del Ferrara, quindi bisogna riorganizzare l'attacco. Doppio vantaggio Ferrara, che deve schiodarsi da quel zero in casella in classifica. Cassano che viene da una buona prestazione a Leno, però per ora non vediamo la stessa determinazione che abbiamo visto sabato scorso. Non bisogna permettere a Ferrara di allungare il vantaggio, e ci pensa Sofia Ferrazzi con un bel tiro da fuori all'angolino. Si allunga Villosdova, ma non ci arriva. Tanic ancora uno contro uno, questa volta va a sinistra e non solo trova la rete ma anche un'ammonizione per Gloria Montoli, numero 10 del Cassano. E time out, sì, Onelli. Abbiamo detto Cassano che non è entrata in campo con la stessa verve, la stessa grinta di sabato scorso. Se ne è accorto Onelli e preferisce fermare subito il gioco per cercare di porre rimedio a questa situazione non brillante che ha già visto in primi questi 8 minuti delle sue ragazze. 6 minuti, scusate, siamo appena al sesto e Onelli ha già dovuto chiamare time out. Sì, ricordiamo che Cassano viene da
una sconfitta pesante, cioè scusi, una vittoria pesante nei confronti dell'Eno di settimana scorsa, abbastanza netta. Poi anche lì c'era stata una approccio al match molto concentrato e determinato, quindi fin dai primi minuti ha messo in campo la voglia di vincere, cosa che invece in questo avvio di oggi non si è visto così massiccio, anzi sembra quasi che il Ferrara sia entrato invece in campo con una maggiore voglia di portare a casa la prima vittoria di questo campionato, allenata da Alberto Britos, Carlos Alberto. Quindi per ora sicuramente meglio Ferrara, infatti Onelli ha preferito giocare subito il primo dei suoi tre time out per dare nuove indicazioni alle ragazze, più che tattiche, probabilmente anche a livello di coach, di concentrazione mentale e quant'altro. Tanto è giunto a termine il time out, le squadre riprendono il campo, palla di Cassano avendo chiamato time out Onelli, adesso risale Milan, arriva a incrociare con Ferrazzi, scarica Jovovic, difficoltoso però controllo. Riesce a recuperarla, ancora palla a Ferrazzi, riparte uno contro uno, buona, ah peccato. Arriva a fischio. Non ha dato il vantaggio l'arbitro, fa segno che c'era passi sul vantaggio, quindi non poteva convalidare l'azione. È arrivato il fischio degli arbitri sull'azione di Ferrazzi, 9 metri, battuti in questo momento. Riprende il giro di palla, Cobianchi. Jovovic esce Montoni in appoggio. Cobianchi arriva a Ferrazzi, uno contro uno. Forse trova Varco, non c'è, si chiudono le maglie rosa. Risale Milan, Cobianchi cerca Montoli, ma non arriva al passaggio, poi non c'è fallo, quindi riparte Ferrara, attenzione, possibilità del più 3, bisogna cercare di difendere questa azione, non possiamo permetterci il più 3, poi palla che arriva all'ala a Fabbricatore che va a realizzare invece il 4-7. Riparte Cassano, Ferrazzi incrocia con Cobianchi, Jovovic uno contro uno, cerca Montoli, si gira bene e 7 metri... Guadagna tiro dei 7 metri e un'espulsione temporanea in 2 minuti ai danni di numero 17 Fabbricatore, l'autrice della rete precedente, che ora è stata colta in fallo grave, e quindi sarà ancora Michela Cobianchi sulla linea del 7, quindi numero 17 dalla parte opposta contro Biloslova, e questa volta peccato, non ci voleva questo errore dai 7 metri. Cassano che deve recuperare tre reti, adesso ha vantaggio della superiorità numerica, almeno in attacco, perché in difesa Carlos Brito opta per l'extra player, quindi dentro con il numero 6 all'ala sinistra la Chiara Ferrara e porta sguarnita. Adesso Ferrara con Tanic cerca un varco uno contro uno su Montoli, ma non c'è spazio, 9 metri. C'è anche marcatura uomo su Tomova da parte di Giulia Milan, questa è la scelta tattica di Coccionelli. Ovviamente Ferrara adesso attacca senza fretta per far scorrere la stanza di 2 minuti, però c'è chiamata di passivo, quindi se doveva arrivare a un tentativo di conclusione, poi passaggio a pivot non riuscito, palla lunga per... Milan, che però è fin troppo lunga, prova a distendersi in falcata Giulia, ma non ci arriva. Veramente non preciso questo lancio di Nila. Adesso ultimi 45 secondi per l'espulsione di Fabbricatore. Ancora extra player, 6 giocatrici in movimento e porta vuota per Ferrara. Questa è la scelta di coach Britos. E sale Martina Crosta per Tanic, cerca l'uno contro uno, ancora per Crosta, passivo nuovamente, palla Tomova che si libera di Giulia Milan, poi va a raddoppio Cobianchi, non c'è fallo, parata di Bertolino, possibilità del Cassano di sviluppare la seconda fase con Montoli che va a guadagnarsi un altro tiro dei 7 metri e soprattutto un altro 2 minuti, questa volta a carico di Martina Crosta, se ho visto male, numero 10, sì. Mi sembra di sì. Doveva ancora rientrare Fabbricatore, quindi per 11 secondi ci sarà doppia superiorità numerica per il Cassano.
Intanto vediamo che questa volta è Eva Boggia a incaricarsi del tiro da 7 metri, ma anche lei si fa neutralizzare il tiro, invece questa volta la più lesta sulla, sulla respinta è Michela Cobianchi, che invece va a realizzare a corta distanza Cassano, però già due errori dai 7 metri. Sì, complimenti all'estremo difensore Ferrara che ha già neutralizzato due rigori su tre tirati da Cassano, due da Cobianchi e uno da Broggi. Poi per nostra fortuna la palla arriva nelle mani di Cobianchi che insacca questa volta. Adesso attacca Ferrara, Tanic litiga un po' col pallone, poi lo recupera, cerca l'uno contro uno, Tomova stoppata da Gloria Montori, però palla riconquistata da Marrocchi e siamo ancora sotto passivo, però per tre attacchi consecutivi Ferrara deve giocare sotto la spada d'angolo del passivo, poi Tanic perde palla, commette anche doppia, non se ne accorgono gli arbitri, poi tentativo di pallonetto di Tomova, Soglietti, è la più lesta, la però più lesta, perché ragazzi del Cassano si sono fatti distrarre da Soglietti che dopo l'errore inseguiva la palla uscendo dall'area quasi ad aspettare un fischio dell'arbitro, non ha fischiato nulla Soglietti, ovviamente non ha toccato la palla, se non sarebbe stata infrazione, ma la più veloce è stata Tomova che indisturbata è andata a realizzare. Intanto c'è anche un piccolo infortunio per Capitan Cobianca, abbiamo visto uscire dal campo zoppicando. Entrata al suo posto Visentin. E intanto Montori trova la via del gol. 6-8 punteggio. Cassano che viaggia su questa differenza di 2-3 reti. Ferrara ha superato il suo momento più difficile perché sta per rientrare anche Martina Crosta, quindi gestito al meglio con un parziale di 2-2, credo, questa doppia inferiorità numerica consecutiva. Anzi, probabilmente un 3-2 perché Cassano era a meno 3. Ed ora c'è sfondamento di Marrocchi guadagnato da Giulia Gozzi che recupera un bel pallone che ora sarà cura della ragazza Amaranto di concretizzare e trasformare nel meno uno riportandosi sotto nel punteggio. Jovovic al comando in cabina di regia, gira palla con Visentin e Ferrazzi, si muove Montoli, esce dalla difesa, va a partecipare al gioco con le compagne. Visentino uno contro uno, scarica per Ferrazzi, anche lei si presenta sui 6, poi non manca di precisione perché leggermente sbilanciata ma non tanto da convincere l'arbitro a fischiare 9 metri, cerca un tiro angolato ma la palla si perde a fil di palo, occasione sfumata, sempre due reti di vantaggio per chi attacca con Tomova, Tanic e Crosta, si sono invertite semplicemente nei ruoli, Crosta a posizione centrale, ma sempre questo è il trio dei terzini per coach Britos. Buono lo scambio che ha portato palla Soglietti, poi azione volante con Marrocchi. Subito dall'altra parte Cassano, Jovovic incrocia con Visentin, Ferrazzi, non c'è spazio. Ancora una volta Cassano non riesce a sfruttare la seconda fase, torna molto bene Ferrara in difesa. Sì, Cassano fa fatica a trovare spazi in attacco, poi in difesa giochicchia bene, ma poi alla minima distrazione Ferrara è pronta a colpire come nell'azione precedente, o come addirittura due azioni fa con Tomova che ha preso quella palla vagante del tutto indisturbata. Problema alla caviglia intanto per Cobianca, che vediamo assistita da coach da Doc Pozzi. Ma coach, grande Doc. Chiama schema Jovovic, bisogna dare un po' di verve, di entusiasmo a questa manovra offensiva. Ferrazzi ancora fatto, disturbata, va al tiro, ma tiro centrale recuperato da Vilosdova. Attenzione perché per il Ferrara c'è più stato più 4, recupera tutto Visentin, parte il contropiede ancora per Montoli che accorcia distanze. Brava Gloria, anziché appoggiare il sinistro che è il piede con cui dovrebbe saltare, salta col destro perché aveva finito lo spazio di campo. I passi e soprattutto aveva finito anche la possibilità di passi, quindi ha fatto bene ad accorciare il tutto saltando con il classico piede falso, togliendo anche il tempo a Vilosdova che ha tentato una parata in estremis, ma senza successo. Ferrari in attacco, Martina Crosta, Tomova si alza dai 9 metri, mina nell'angolino. Quando gli viene dato spazio è un cannoniere da quella posizione. Attacca Cassano. Devo scusare perché l'ho chiamata fino adesso, non mi è sbagliato, ma Villoslada, Marta Villoslada Palacios. Marta.
Marta, no, vabbè, Biloslada è spagnolo, non è turco, Marta. È più semplice. Bisogna solo abituarsi a, al movimento della lingua sulla S, che non è sempre semplice, poi oddio mio, già la S e la R mi vengono male, e in questo caso faccio un po' fatica, ma prometto che mi impegno. Torniamo in cronaca. Ferrazzi. Rischio di palla persa per il Cassano, era già partita crosta a 200 all'ora, ma fermano tutto gli arbitri. 9 metri. Jovovic. Ferrazzi, Jovovic, incrocio tra le due, arriva Visentin. Passivo, Visentin trova il barco, ma... Trova anche 7 metri. Eh sì, nel frattempo credo sempre il fabbricatore si è trovato a difendere in aria. E quindi nuovo tiro di 7 metri e nonostante l'errore di prima, Onelli dà fiducia a Eva Broggi, quindi viene ributtata nella mischia per questo tiro dei 7. Prima finta nell'angolo basso. Biloslada non riesce a intercettare, va a realizzare Eva Broggi. A corsa di distanza sempre Cassano, meno 2 però. 8-10. Sempre meno 2, due le reti costanti di scarto tra le due squadre. Intanto il tempo è fermo, quindi ero giusto io. Mannaggia, sì, mannaggia. Sul rigore precedente che si era stato fatto fermare il tempo, sono distanti i cronometri, se non hanno fatto ripartire, quindi ora... Io ho visto il tempo fermo, ho detto, ho sbagliato io. Errore dei cronometri, ora viene riportato sul giusto timing. È solo che l'ho già cambiato. 16.07. Al cronometro degli altri, via. Quindi si può ripartire. Riparte Ferrara. Sempre Crosta, Tanic e Tomova. I tre terzini. Adesso Crosta, doppio pivot. Tomova, Tanic. Crosta che si è spostata. C'era Marrocchi, ma non l'ha vista Crosta. Si è liberata il pivot. Tanto ora passivo. Passivo. Crosta in uno contro uno. E sola soletta, fabbricatore. Anticipato Milan il passaggio un po' troppo a questo punto, fabbricatore da lì non poteva sbagliare, incolpevole in questa occasione la nostra Bertolino. Bello lo scarico da parte di Ferrazzi per Visentin che trova varco tra i due difensori del Ferrara dai 6 metri in sacca, non a rete del Cassano. Nadin numero 64, giusto? Sì 64, giusto per andare a segnare la rete sul referto. Tanic, Tomova, taglia Soglietti, Tomova da fuori, questa volta cerca il tiro angolato, tocca Bertolino con l'aiuto del palo, riesce a respingere, può recuperare Cassano, intanto Giulia Laita, posizione centrale, scarico per Gozzi alla sinistra, ma ancora Biloslada ci mette la gamba in uscita con ginocchio e coscia a neutralizzare il tiro indirizzato sul secondo palo da Giulia Gozzi. E poi ancora la stessa Gozzi va a rimediare recuperando posizione, causando sfondamento di sempre Tomova, credo. Arrivata lanciata, però importante palla recuperata. Cassano a meno 2, sarebbe importante segnare, portarsi a meno 1. Ancora una volta, cosa è successo? Sai, non ho toccato la corrente. Abbiamo perso la telecamera. Tacca Visentin. Nove metri. Batte Boggi che nel frattempo viene confermata anche in attacco per dare qualche minuto di riposo a... a Montori. Nel frattempo è tornata la telecamera, ora andiamo a reinserire punteggio e tempo, siamo 9-11, 18 minuti e 35. Gozzi, passivo, Laita, poi da fuori ma viene deviato il tiro, poi va a controllare Tanic, riparte il contropiede, attenzione. Riescono in qualche modo le ragazze Cassano a impedire che la palla arrivi a Soglietti, quindi palla recuperata, può partire Laita. Ferrazzi uno contro uno, scarica per Gozzi che va a guadagnarsi un tiro dei 7 metri. Credo ci sarà anche un 2 minuti per Martina Crosta. Attenzione perché questo è un
Messaggio difficile per Carlo Sbito, perché per Martina Crosta si tratta della seconda esclusione momentanea e nella economia di gioco del Ferrara è una pedina importante, dovesse venir meno causerebbe qualche difficoltà. Sì, confermo. Intanto tutto a posto. Realizzato Eva Boggi in secondo rigore, quindi dopo il primo errore ha preso il ritmo. Molto bene, molto bene. Per realizzare successivi due, quindi per il Cassano ora abbiamo sì. Sa che hai sbagliato qualcosa. Vabbè. Torniamo in cronaca intanto. Attacca Ferrara. È entrata con la numero 13 in posizione centrale. Tanic gira palla, arriva Tomova, cerca pivot, Katia Soglietti che aveva tagliato e in sacca, si sblocca Ferrara, dodicesima rete. Cassano che riparte, Ferrazzi, Milan, cambio di direzione, incrocia con la numero 5, poi si ferma però ancora una volta l'attacco di Cassano, non trova un varco. Siamo al ventesimo, sempre Cassano che insegue, prova a cercare il pareggio ma ha sempre due reti da recuperare. Ora Laita cerca un passaggio schiacciato per l'ala ma viene intercettato. Per la sua fortuna ha spinto comunque sul fondo campo, quindi possesso palla che rimane del Cassano. Time out? No, palla persa. Palla persa, credo, posizione regolare del pivot, quindi di Boggi, che ha causato un fallo in attacco. Palla restituita a Ferrara. Sti pivot. Fa chiaramente segno l'arbitro che Boggi ha spinto la giocatrice avversaria in maniera eccessiva secondo il suo giudizio, quindi palla al Ferrara con le stense che attaccano per riportarsi a più tre, che per ora è il massimo vantaggio delle ospiti. Ci mette una pezza questa volta Bertolino. Tiro di Tanic non convintissimo da fuori, però tiro un po' troppo centrale per impensierire la nostra Nila. Tanto dalla parte opposta Nadine Visentin trova il gol, che trova il barco e anche il gol conseguente, seconda rete per Nadine. Comunque io prima ho citato la numero 13 del Ferrara, ma non avendo io gli elenchi non ho. Numero 13 abbiamo Martina De Santis, giovanissima, perché mi sembra visto prima, classe 2003, te lo vado a confermare, esatto, un classe 2003, Martina De Santis. Potrebbe essere un ex Salerno? Ma dal nome potrebbe anche essere un nome, potrebbe essere un cognome campano. Attenzione Tanic, poi Tomova che si presenta su 6 metri, viene fermata. Si lamenta un po' e dopo le lamentele l'arbitro decide di combinare la massima sanzione, vale a dire 2 minuti per Sofia Ferrazzi. Primo 2 minuti anche per il Cassano a carico di Sofia Ferrazzi. Cassano che si è riportata a meno uno, per ora dovrà stringere i denti per i prossimi 120 secondi. Al volto in maniera fortuita, ma può riprendersi. Potrei prendere il gioco con Montoli che nel frattempo è rientrata sul terreno di gioco, ma siamo sotto passivo. Laita, Boggi non si è accorta che aveva esaurito i passaggi, quindi palla riconsegnata alle stense che partono in contropiede con De Santis. Tomova si accentra, scarica Marrocchi, ma palla intercettata seppur in maniera fallosa. Sempre De Santis ha tentato di rubare palla a Mina, che nel frattempo stava rientrando da 2 minuti di Ferrazzi. Ora squadre a ranghi completi, 24 minuti, quindi 6 all'intervallo. Tanic 1 contro 1, sfondamento, sì. Brava Boggi a mantenere la posizione, possibilità di contropiede, palla per Montoli, un pelo lunga, non riesce ad agguantarla. Occasione sfumata. Attenzione perché siamo già a parte opposta, Tomova per Fabbricatore, ma decide di, anzi Tanic decide di fermarsi. Poi invece palla che arriva all'ala, che nel frattempo era con numero 6 Chiara Ferrara, che però non riesce a trattenerla, gli finisce in aria, quindi non può più riprenderla. È rimessa in gioco per Bertolino. Cassano che attacca sempre alla ricerca del pareggio, sotto di una rete, 12-13. Laita per Montoli che esce fuori,
carica da parte opposta Visentin, Boggi si alza dai 9 metri, non viene disturbata da nessuno e a quel punto decide di mandare la palla in fondo al sacco. Biloslada non può nulla. Quarta rete per Eva Boggi, due dalla linea dei 7 metri, due dal campo. Parità nuovamente, pareggi pari. Cassano che ha lungo inseguito questo primo tempo, ora ha raggiunto la parità. Tomova si libera bene, poi scarica per Tanic, cercava un'assistenza dell'ala, un ritardo passivo. Tanic prova da fuori, sfortunata perché ha preso il palo. Sembrava l'imposizione Nila, ma non sembrava reattiva su questo tiro. Buon per noi che comunque il palo ha risolto tutti i problemi dell'Amaranto, impedendo al palo di entrare. E siamo in attacco per cercare, credo, il nostro primo vantaggio. Non mi risulta che siamo stati in vantaggio, infatti siamo sempre stati ad inseguire. Prima rete del Ferrara, poi Cassano che ha dovuto inseguire per tutto l'andamento del match. Gozzi prova penetrazione per via centrale, ma viene ben controllata da Marrocchi. Anzi, era Ferrara con numero 6. Prende il gioco con Gozzi in posizione centrale, Laita si sposta all'ala, prova a cambiare le carte in tavola il 7 Amaranto. Visentin in velocità e in fazione di passi, credo, sì. Ha cambiato idea all'ultimo, voleva fare uno contro uno, poi ha cercato un incrocio con Boggi che però è partito in ritardo, e a quel punto quando ha scaricato la palla era già sul quarto appoggio. Poi sul capovolgimento di fronte, bella azione Ferrara, ma Nila Bertolino ha detto di no e ora si riparte. Broggi uno contro uno, palla recuperata, ma c'era fallo su Eva sul passaggio, quindi tutto vanificato. Si riprende con 9 metri Montoli, Broggi gira con Giulia che la Gozzi, che è tornata dalla sinistra. Laita in mezzo a dettare la posizione a Gloria, che poi viene fatta partecipare alla manovra offensiva. Visentin, Broggi si alza ancora e primo vantaggio Cassano, 27esimo, con Eva Broggi la sua quinta rete. Ha cambiato un po' l'abrivio del match Eva con il suo ingresso in campo, sicuramente ha dato un po' di entusiasmo in più, un po' di verve in più, e oltre a recuperare i tre gol di svantaggio segnaliamo il primo vantaggio Cassano, 26 minuti, proprio opera di Eva Broggi con la sua quinta rete personale. Attacca Ferrara intanto con De Santis, ancora girano palla le due. Si va da Katia Soglietti, ma non c'è spazio. Viene fermata il capitano dalla nostra Giulia Laita. Parte Ferrara, De Santis, Tanic, si ritorna, esce Marrocchi, Tomova da fuori, ma ben piazzata Nila Bertolino, non riesce a cercare il secondo palo Tomova, quindi neutralizza. Cassano che ha possibilità di allungare, vediamo, scarico per Gozzi, peccato, era in vantaggio su Soglietti che stava rientrando, ma palla non è stata semplice raccoglie, quindi è costretta comunque a fermarsi dopo quantomeno aver mantenuto possesso palla. Ora manovra organizzata sempre con Laita, Visentin e Boggi, batteria dei terzini. Risale Gozzi, cambio di posto, salta un passaggio perché era marcata Gozzi, però palla a Visentin all'improvviso che la perde, contropiede del Ferrara con Marrocchi che va a realizzare parità nuovamente. Il nuovo più pareggio, sfumata, sì. Quando siamo a un minuto e mezzo dalla sirena per la prima frazione di gioco. 14-14, un minuto. Sì, un minuto di giocare all'intervallo, quindi possibilità ancora di, credo, un'azione Cassano e una Ferrara, a meno che ci sia attacchi prolungati. Stanno giro a palla, però visto il metodo degli arbitri che hanno alzato molto spesso il passivo, non credo che si possa stare in attacco un minuto e 10. No, direi di no, anche perché ci sarebbe qualcosa di strano, se no. Ancora Visentin che perderla, perde il pallone, poi lo recupera, però attenzione, siamo appunto sotto passivo, quindi bisogna andare alla conclusione. Si va da Gozzi, angolo molto stretti, cerca il secondo palo sull'uscita di Biloslada, ma palla troppo larga, non riesce a chiudere col polso, quindi 35 secondi all'intervallo, ma ultimo possesso palla che sarà del Ferrara, a meno che decidano di perderlo in maniera gratuita. Ovviamente cercheranno un giro palla fino all'ultimo secondo, poi andare al tiro negli ultimi istanti della prima frazione di gioco, e intanto
Carlo Pinto non aveva ancora utilizzato il suo time out a disposizione, quindi decide di giocarselo adesso quando mancano 20 secondi. Direi nel momento più opportuno. Eh sì, quindi andrà a dare indicazioni precise, su chiameranno uno schema particolare che probabilmente hanno provato più volte in allenamento, nel tentativo di andare un'azione pulita, ovviamente dopo aver fatto scorrere un po' il cronometro per non lasciare troppo tempo alle nostre ragazze per un'eventuale ribattuta. Invece probabilmente Coccinelli proverà a dare indicazioni su come schierarsi in maniera, uno schieramento difensivo, magari tenterà una cosa particolare, non so, una marcatura uomo, giusto per rompere i piani che stanno concordando adesso le ragazze emiliane, e poi ovviamente cercherà di avere qualche secondo di possesso palla per poter andare dalla parte opposta a segnare. Cambiamo difesa, così, de botto. Eh sì, sai, quando questi l'allenatore avversario chiama time out per dare uno schema particolare, se tu a quel punto gli cambi la difesa che hai fatto fino a quel momento, puoi creargli confusione, almeno certo. Questo è nelle idee, però chiaramente parliamo anche di giocatrici esperte, quelle del Ferrara, abbiamo nomi che da anni calcano i campi della Serie 1 femminile, quindi non è facile neanche prendere in controtempo. Ah no, assolutamente no. Riprende il gioco. Ultimi 20 secondi. Tanic, Tomove, De Santis. Ora però il commissario. Perché il tempo stava andando all'indietro. Adesso è diventato 8 minuti. Sì, zero. Si è resettato il tabellone. Molto bene. Quindi riprenderemo da 40. Sì, probabilmente la ripresa gioco verrà annullata. Si ripartirà da 29-40. Siamo andati a 30. E anche il punteggio verrà riportato su 14 pari. Però per ora mi sembra importante restabilire il tempo, più che altro. Sì, esatto, però adesso il tempo va all'indietro, quindi devono portarlo a 29-40 e poi cambiare, riportarlo avanti, altrimenti. Quindi tre secondi sono stati considerati buoni. Però continua, è tornato a zero un'altra volta. Continua a resettarsi, quindi probabilmente questi ultimi 17 secondi verranno fatti con un cronometro manuale, perché non mi sembra che si riesca a riportare il tabellone. È stanco anche il tabellone. Anche lui si è fatto due partite di fila, quindi il suo l'ha dato. Sì, andiamo col cronometro. Si vede. Esatto, viene il commissario, fa segno che sarà lui a tenere questi 17 secondi. Probabilmente si concluderà non con la sirena del tabellone, ma con un fischio del commissario stesso. E ovviamente l'allenatore si lamenta perché queste fasi non aiutano la concentrazione delle ragazze. Puoi dirti che sia un vantaggio per chi gioca in attacco e gioca in difesa, non te lo so per dire. Di sicuro la concentrazione di tutte e 14 non viene aiutata. No, quello è sicuro. Forse siamo riusciti a riportarlo dove era prima. Bisogna vedere se al momento del riavvio vada in avanti o meno. Esatto. Vediamo se riusciamo a riprendere il gioco. Siamo in grado di poter far giocare questi 17 secondi. Il punteggio sul tabellone 0-0, ma lo confermiamo, è 14 pari. No, va indietro, quindi c'è il... No, fischia il commissario, non tengono tempo manuale, quindi si farà manualmente. Sì, credo che la soluzione migliore sia proprio per evitare che le ragazze perdano, già l'hanno persa sicuramente, però onde evitare di perdere del tutto e permettere di fare un'azione di gioco degna di questo nome, sia gli attaccanti sia i difensori, sia opportuno dimenticarsi il tabellone e gestire alla vecchia maniera con il cronometro manuale questi 17 secondi che mancano alla conclusione del primo tempo. Via. Ripreso il gioco, Crosta, Tanic, De Santis, sfondamento, vediamo se c'è sufficientemente tempo. Sì. No, allora non erano 43. Su palla persa in attacco del Ferrara c'è stato il fischio del commissario, del delegato FGH, quindi viene decretata la fine del primo tempo.
Finisce quindi il primo tempo, confermiamo sul 14 pari, squadre nelle spogliatoie, anche noi andiamo a bere un goccino d'acqua, siamo un po' stanchini, ci sentiamo fra qualche minuto di gioco. Ciao! Ciao.
Bentornati in diretta dal Palazzetto Tacca, quinta partita della Serie A Beretta femminile, Cassano Magnago appunto contro Ariosto Ferrara, primo tempo assoluta parità, il Ferrara che ha tentato di allungare ma su vantaggio più 3, Cassano che ha inseguito per tutto il primo tempo, salvo andare l'unica volta in vantaggio su rete di Vabroggi sul 13-12, ma poi ovviamente parità assoluta. E si ricomincia da 14 pari, questo secondo tempo di gioco con il Cassano in attacco che gioca da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Jovovic, Cobianchi che vediamo finalmente in campo, piccola infortuna a caviglia per lei a metà del secondo tempo, non più utilizzato, la rivediamo felicemente in campo. Tanto tentativo di passaggio al pivot ma intercettato a difesa Estense con il contropiede sviluppato per il tiro di Fabbricatore neutralizzato da Bertolino, ma possesso palla che rimane per il Ferrara. Con Tanic centrale, Tomova e sempre Martina Crosta, e due terzini, Soglietti un classico alla destra. Tanto palla che rimane possesso il Ferrara, c'è stato un fallo di Gossi, ha recuperato palla ma in maniera fallosa, rimane in avanti il Ferrara, sempre con Crosta, Tanic e Tomova. Palla a Soglietti ma non c'è spazio di salire, Crosta deve tirare da fuori ma il tiro viene intercettato, parte in contropiede Giulia Gozzi. Brava Tanic a chiuderla, la manda a tirare la posizione defilata, neutralizza Villosdova, poi impedisce che la palla esca dal campo, nuova azione in avanti ma palla persa dal Ferrara, fasi un po' complicate, alla fine la palla arriva a Cobianchi che va a realizzare la prima rete del secondo tempo e il nuovo vantaggio a Cassano. Luca, non ci ho capito molto, sì, se devo effetti, essere sincero, ma neanche le ragazze in campo, anche secondo me, e vedo anche gli allenatori, i due allenatori un po' perplessi, però comunque, il risultato è che Cassano è più uno. Esatto, sta di fatto che quattro. Cassano è riuscito a non subire reti e in contropiede, questo sì, ben organizzato, ben sviluppato, a portarsi sul più uno. Tanic cercava assistenza di Tomova che però è partita un po' in ritardo sull'azione ma poi sulla penetrazione va a guadagnarsi un tiro dai 7 metri. Primo rigore per Ferrara, è vero? Per Ferrara sì, Cassano ne ha battuti 5 credo, sono preso il conto, sì. Due Brogi e uno Cobianchi, ma invece per il Ferrara... Quattro Brogi e uno Cobianchi. Non è vero, 3-2 ne hanno battuto. 3-2, sì sì, di cui due sbagliati e tre realizzati. Ed ora è Tomova. Prima abbiamo detto, primo tiro dai 7 metri, realizzato al numero 44 della formazione emiliana. Parità, 15 pari. Jovovic, Gozzi, uno contro uno, risale Cobianchi, ancora Gozzi, ancora l'uno contro uno. Difesa in area, però spinta dalla stessa giocatrice, quindi si riparte con 9 metri. Gozzi in questa fase, posizione centrale. Jovovic, Gozzi ancora, non c'è spazio, buona difesa di Ferrara, passivo, deve provare un tiro complicato da fuori Michela Cobianchi, trova un angolino beffardo perché la palla non potentissima ma estremamente precisa, si insacca lambendo il palo dove Villoslada non può arrivare, poi ribaltamento di fronte, va subito a riportare le cose a posto Capitan Soglietti dalla sua alla destra. Ormai è un classico. No, ce l'abbiamo fatta. Cioè, stavo per comunicarti che la telecamera era impazzita un'altra volta, ma ce l'abbiamo fatta. Si è ripresa. Si è ripresa la telecamera. Oggi Cobianchi. Questa volta non va a fondo. Cercava ancora una volta un tiro di precisione, ma la palla passa qualche centimetro sopra il palo. Tomova, ma fallo in attacco del pivot avversario, quindi Marrocchi in posizione irregolare neutralizza l'azione delle sue compagne.
attacca, Sano che attacca, sempre parità assoluta. Dopo quel primo allungo del Ferrara che ha costretto il Cassano di inseguire per tutto il primo tempo, poi assoluta parità, assoluto equilibrio. Vediamo chi riuscirà per primo a spezzare nuovamente questa, appunto, equilibrio tra le due formazioni. Boggi arriva una palla un po' fortunosa, perché aveva perso palla Boggi sul contatto difensivo, ma la palla carambola in mezzo ai piedi delle giocatrici senza toccarne alcuno. Arriva Lemmo Lemmo nelle mani di Gloria Montoli, che non si fa pregare due volte dal regalo ottenuto, si gira e insacca. Minimo vantaggio per la squadra di casa. Tomova tenta di scaricare al pivot, poi anche in questo caso è fortunata, perché la palla delle carambola sempre tra le sue mani, va a realizzare, e nel frattempo c'era anche un fallo di Sofia Ferrazzi. Oh sì, due minuti, rete e due minuti per Sofia Ferrazzi. Attenzione, perché Cassano ha avuto solo due esclusioni in questa partita, ma tutte entrambe Sofia. A Sofia, quindi deve stare attento, perché il prossimo dovrà abbandonare definitivamente il campo. Cassano che gioca con l'extra player, quindi fuori Bertonino e dentro Boggia a questo punto a fare il terzino sinistro come sesto uomo di movimento. Jovovic, Cobianchi, la stessa Eva Broggi che aveva ben fatto nella fine del primo tempo, era stata la mossa che aveva permesso a Cassano di ricucire quel mini gap di tre reti. E anche in questo caso è proprio lei andare a marcare una nuova rete. E poi dalla parte opposta sul capovolgimento di fronte, parata di Nila Bertolino. Cassano che gioca per il più due, nonostante l'inferiorità numerica è riuscita a gestire al meglio questi due possessi palla, uno per il proprio attacco e uno per il Ferrara. Ha segnato e non ha subito reti. Ora ancora ex la player, porta sguarnita, ma sei giocatrici di movimento in attacco. Montoli, Cobianchi, Jovovic, Broggi da terzino sinistro, cerca l'uno contro uno, poi incrocia con Jovovic. Scarico al pivot che viene fermato in maniera fallosa. Nel frattempo Gozzi è andata a dare spazio a Bertolino per riguadagnare posizione tra i pali. Riprende il gioco, marcatura uomo su Jovovic. Devono girare palla Broggi e Cobianchi. Cercava un pivot, ma ovviamente dalla parte opposta. Milan, Cobianchi, scarta tutti, anche Montoli. Poteva passare al pivot, ma ha preferito scartare anche lei, trovandosi solo sui 6 metri, va a realizzare. Cassano che con un parziale di 2-0 in inferiorità numerica, seppur giocato con l'extra player, si porta avanti di 2. Poi capovolgimento di fronte, Marrocchi accorcia le distanze. Più uno per Cassano che però attacca. A breve del match che sembra essersi ribaltato, primo tempo minimo vantaggio Ferrara fino a un massimo di tre reti, secondo tempo è Cassano che veleggia sul più uno alla ricerca del più due, raggiunto in un paio di occasioni, però questa volta è Ferrara che deve inseguire con tutte le difficoltà del caso. E ancora una volta Jovovic supera Tomova in uno contro uno. Prima rete per il centrale di origine bosniaca, quantomeno nata a Sarajevo, anche se di etnia serba, precisiamo. Prima rete per lei, mi sembra, vado a confermare. No, scusate, seconda rete per la nostra Zorica. Tanto Tanic cerca Tomova, ma era chiusa. Palla Soglietti, bello il semi-erete, però ha cercato un tiro sul primo palo, confidando che probabilmente Bertolino potesse anticipare la parata, ma invece Nila rimane sulla sua mattonella, non si schioda da lì, e quindi il tiro di Soglietti le va proprio a incrociare sui piedi. Quindi Cassano che ha possibilità di allungare a più tre, sarebbe importante anche a livello psicologico minare il morale delle avversarie, raggiungendo un vantaggio di tre reti. Ancora Jovovic in penetrazione, va a realizzare. 21-18, buon momento del Cassano.
il time out Britos. Infatti Britos se n'è accorto che Cassano sta girando il match a suo favore e decide di non indugiare oltre il tempo di giocarsi un time out prima che sia troppo tardi. Dicevamo, sicuramente Cassano è rientrato in questo secondo tempo deciso a portare a casa il match dopo una buona chiusura del primo tempo. Infatti vediamo Britos non soddisfatto delle sue ragazze, lo vediamo gridare in panchina, anzi è proprio vederlo strano, perché di solito Carlos Brito è un attore molto calmo e tranquillo, vederlo gridare perché proprio non è contento di come le sue ragazze sono rientrate in campo dopo l'intervallo. Ferrara, che aveva giocato sicuramente una buona prima frazione di gioco, sì. C'era stato un calo, ma più che un calo del Ferrara era Cassano che era salito di livello nel finale del primo tempo, però Brito probabilmente era convinto di aver risolto le cose nell'intervallo, ma così non è contento di quanto stanno facendo i suoi ragazzi in campo. Sì, esatto, sembra come che se quello che gli avesse detto all'intervallo non fosse stato messo in pratica, quindi esatto. Ora ha cercato di svegliare un po', di suonare la carica, alzando anche il tono di voce. Ripetiamo, non è usuale vederlo alterarsi in quel modo, quindi vediamo se la scossa c'è stata. Prende il gioco con Tomova, Tanic, Crosta, taglia Fabbricatore, bello l'uno, dai e vai con Crosta, si arriva al tiro e quantomeno 7 metri ha portato qualcosa, perché questa combinazione ha fatto guadagnare un tiro dei 7. Sarà Tomova a incaricarsi del tiro. Tomova contro Bertolino. Tocca soltanto Bertolino. Esatto. Ma in sacca Tomova, 21-19 punteggio, più 2 Cassano. Cobianchi, Jovovic, Montoli, ancora Cobianchi per Boggi, uno contro uno e va a realizzare 22. Diciamo che Evan Boggi ha dato una scossa sia quando è entrato nel secondo tempo, nel primo tempo, sia nel secondo. Ora prova la carta del secondo portiere, quindi dentro con numero 1 Vitale. Lo dicevamo, sicuramente positivo l'apporto di Eva alle sorti della sua squadra, sia nel primo sia nel secondo tempo ha suonato la carica. Ora dicevamo, a difendere i pali c'è la giovane Gabriela Vitale, classe 2001, tanto corte distanze Tanic. Giocatrice numero 9 del Ferrara, Cassano che si riporta in avanti. Gozzi, Boggi, Jovovic, Cobianchi, Milan e Montoli, questo è il set in campo in questo momento, con Broggi, poi Cobianchi, uno contro uno, scarico a Montoli, anche in questo caso 7 metri da manuale, e sarà ancora Eva Broggi che ne ha tirati 3 nel primo tempo, ne realizzandone 2. Vediamo quale sarà la sua percentuale in questa seconda frazione di gioco. Secco così, senza finte. Sì, senza finte. Ovviamente c'è stato un cambio a portiere nel frattempo, quindi non voleva dare punti di riferimento se avesse studiato i tiri precedenti. Ha voluto cambiare modo di tiro, senza finte, tiro secco diretto, e va a realizzare, quindi nuovamente più 3. Ferrara che attacca con Tomova, uno contro uno, buono lo scarico per Fabbricatore, che è proprio piacere di ritornare. Tanic in mezzo. Crosta, tentativo di scarico a Soglietti, ma spizzica la palla a Montoli, non riesce a fermarla, ma rallenta l'azione di gioco, poi risolve tutto Tanic, è arrivata sui 7 metri, nessuno è andato a disturbarla e quindi ha deciso di andare al tiro. Dall'altra parte Cassano, nulla di fatto però, perde palla in attacco Ferrara.
Tomava che sta spingendo per ridurre il gap. Tomava da fuori. Che Savongina. Bomba. Chapeau. Che bomba. Maria Tomava riporta le sue a meno uno. Abbiamo detto tante volte, la Panama è uno sport vincente per questo. Tre reti di vantaggio non sono assolutamente nulla e ora siamo nuovamente a un solo gol di differenza. Jovovic, Boggi, Cobianchi, uno contro uno, ancora sui 6 metri, ancora tiro dei 7 metri, ancora una volta buono l'uno contro uno, che ha costretto la difesa avversaria alle maniere forti. Ancora una volta si presenta sulla linea del 7 e va Boggi. E ancora una volta in sacca, 24 per il Cassano, 22 per Ferrara. Ripartono 4 su 5 dalla linea del 7, 9 reti totali per Eva Broggi. Vedo gioco Tomova disturbata da Gozzi, poi la palla arriva a Marrocchi che da lì è implacabile. Ora sono un po' saltate le difese, vediamo azioni ravvicinate. Ora è andata al tiro, anche ha segnato Jovovic ma sotto fallo, quindi tutto viene invalidato dal fischio arbitrale, si riprenderà con un 9 metri. Cassano sempre una rete di vantaggio. In attacco con Jovovic, Cobianchi, Broggi, girano palla e tre terzini Amaranto. Risale Milan, cerca uno contro uno, si infila ma commette, non ho capito se passo o sfondamento, però palla a Ferrara che vale, viene alla cerca del pareggio con Tanic. Soglietti cercava una compagna per passare la palla che però non c'era, riesce a fermarsi in tempo senza commettere passi e senza dar via il pallone nel nulla. Poi tentativo di giravolta spaziale per Tomova che reclamava anche una trattenuta alla maglietta, ma non se ne vedono gli arbitri, sempre se c'è stata. E palla sul fondo e riparte Cassano con tentativo di passaggio di Cobianchi per Montoli, non è andato a buon fine e sul contropiede è Fabbricatore a riportare nuovamente in parità le due formazioni. Partita apertissima. Sì, sono un po' saltate le difese. È saltata qualunque cosa, credo, in questo momento. Anche però le offensive sono rese a volte più semplici da sbandamenti difensivi o da palle perse, come in quest'ultima occasione per il Cassano. Bravo. Parità assoluta, quindi se ricomincia da capo, siamo a metà del secondo tempo, dimentichiamoci il primo tempo e mezzo e ricominciamo da 0 a 0 ancora una volta. Ora fallo di Tomova su Boggi. Cade a terra Eva, chiedeva una sanzione maggiore, l'arbitro fa segno, Todato 9 metri. Va bene così, alzati e giochiamo. E attenzione perché siamo anche sotto passivo, quindi deve forzare i tempi Cassano con Jovovic in palleggio. Attacca in uno contro uno, scarico per Cobianchi, forse c'era spazio per l'ala, esatto. E si gira, non a stile perfettissimo, non era un eret da manuale, però quel che conta è che la palla è in fondo al sacco. Quello conta. Prima rete per Giulia Milan. No. Aveva già segnato? Sì, forse il primo in contropiede. Andiamo a verificare, ma può essere che è la seconda rete per Giulia, sì, se c'è stato un contropiede nel primo tempo. Attacca Ferrara, Tomova, Tanic, Tomova, cambio di posto, crosta, arriva Tanic, ancora Tanic palla per De Palla, poi no, riesce a recuperarla, riesce. L'ha toccata due volte, grande volante per Marrocchi, ma grande risposta di Bertolino, poi contropiede di Gozzi che va a realizzare, più due. Dicevamo fasi non belle stilisticamente, però importante anche in questo caso andare al gol. E poi su Marrocchi, spinta di Cobianchi che concede il tiro da 7 metri all'avversario. Era la stessa Tomova che era andata in penetrazione. Quindi comunque segniamo il gol di Giulia Gozzi precedente. Ed ora tiro da 7 metri per Tomova.
provato anche in questo caso la carta del cambio portiere, ha provato Piatti a neutralizzare il tiro, ma nulla di fatto, ed ora rientra Daniela Bertolino. Sì, così proprio. Terzo tiro del set, tirato e segnato da Mari Tomova, che fino adesso si è dimostrata un cecchino dalla linea del set. Dentro ancora, come nel primo tempo, Laita in cabina di regia. Broggi uno contro uno da fuori, para Vitale, tira un po' troppo centrale, attenzione al contropiede, passaggio lungo per Marrocchi, recupera Cobianchi, ritorna in avanti il Cassano. Laita chiama palla per ristabilire ordine, non c'era una seconda fase netta e pulita, quindi preferisce far segno alle compagne di fermarsi e di organizzare il gioco, piazzando le stessa posizione del pivot. Ora incrocia con Cobianchi, ancora una volta uno contro uno, si presenta sui 6, nulla di fatto, 9 metri, batte Montoli, sempre per Cobianchi, Tavottelecchi chiama schema. Attenzione, siamo sotto passivo, Laita per Broggi, cerca di trovare spazio, arriva sui 6 ma nulla di fatto, deve accontentarsi di una ripresa del gioco da 9 metri. E attenzione perché sono sotto passivo, due forse anche tre passaggi sono già andati, quindi rimangono tre. Si alza Broggi da fuori, peccato palo. Il palo, non c'è stata deviazione, quindi ancora un'azione sfumata, sempre Cassano avanti di uno, ma Ferrara che attacca quando siamo al 18esimo. Partita ancora in quasi perfetto equilibrio, non c'è ancora una squadra che sembra averla meglio sulle altre, perché ricordiamo vantaggio più 3 Ferrara al primo tempo, vantaggio sempre più 3 Cassano all'inizio del secondo tempo, intorno al decimo, quindi una decina di minuti fa, ed ora nuovamente assoluto equilibrio con Tanic che cerca la palla del momentaneo pareggio. Prende gioco Marrocchi, Crosta, Tanic, Tomova. Esce fuori ancora Marrocchi, attenzione al taglio di Fabbricatore, Tomova da fuori, ma ha intuito la posizione del tiro Bertolino, che poi lancia Gozzi, passaggio precisissimo di Nila Bertolino, perché non era assolutamente semplice trovare Giulia in mezzo a tutte quelle mani, poi su capovolgimento di fronte Crosta, però azioni di gioco complicate, preferisce chiamare time out. Coccionelli ha visto troppe azioni di gioco complicate e confuse da parte delle sue ragazze, quindi preferisce fermare il tutto. Time out, secondo time out per il mister del Cassano, e ancora uno a disposizione per entrambi gli allenatori. Partita ancora che deve stabilire i suoi verdetti, abbiamo detto Ferrara ha provato a chiudere il primo tempo, Cassano ha resistito, ha recuperato in corso a lungo, poi in avvio del secondo tempo sembrava aver avuto la meglio quando ha ribaltato decisamente le sorti del match arrivando a vantaggio di più 3, ma Ferrara non ha mollato, è sempre lì. Ricucito a sua volta il gap ed ora si viaggia su un assoluto equilibrio con Cassano che si porta in vantaggio, ma Ferrara che prontamente risponde, quindi siamo sempre sul più uno di Cassano quando riprende il gioco. Laita, rientrata nel frattempo anche Ferrazzi, terzino sinistro. Laita, Ferrazzi, ecco Bianchi. Proprio con Bianchi, uno contro uno, scarico per Montoli, poi palla Giulia Mina, però la palla era dentro l'area dei 6 metri, provato a prenderla, ma non ci arrivava Giulia, palla persa, Ferrara che attacca per il possibile pareggio, Tomova, Martina Crosta, Soglietti, deve risalire, ancora Tomova, Tanic, palla dalla parte opposta per Fabbricatore, tenta un pallonetto, ma con un colpo di reni Bertolino, perché si era già spostata sul primo palo, ha tentato di sorprenderla Fabbricatore con una palla un bella malefica, ma colpo di reni di Nea Bertolino, neutralizzare.
Grande parata, vediamo se è là per un nuovo allungo del Cassano che ha la palla per riportarsi a più due. Non andrebbe sprecata questa bella parata di Mila. Montoli, Ferrazzi, Cobianchi. Tentava di servire Light, ma il passaggio troppo sotto la difesa. La gestisce Ferrara che però sbaglia il lancio, recuperato ancora una volta da Ferrazzi. Poi chiudono bene in difesa le ragazze estense, quindi anche in questo caso Cobianchi preferisce fermarsi, aspettare l'arrivo dei compagni e organizzare una nuova manovra offensiva. Chiama schema Laita, sposta il pivot dalla parte destra. Montoli, Ferrazzi, Cobianchi, ancora uno contro uno, Ferrazzi deve provare da fuori, ci ripensa, passivo, Cobianchi per Laita. Abortito il tiro Ferrazzi, ora tentativo di cambio di lato. Questa volta carica il destro Sofia Ferrazzi. Dice una volta posso titubare, la seconda vado al tiro e con una bella sabongina da fuori va a realizzare il nuovo più due. Ferrara deve inseguire, non è semplice giocare sempre con l'obiettivo di non sbagliare e in effetti eccolo qua l'errore sul passaggio, sul disturbo di Laita che è andata a complicare la linea di passaggio. Non si intendono Tomov e Tanic, palla in fallo laterale, Cassano che riconquista il possesso della stessa e prova a riportarsi a più tre, sarebbe importantissimo questo pallone, a 8 minuti scarsi da termine, riguadagnare un più tre non sarebbe definitivo ma darebbe un bel colpo al morale delle ragazze in maglia rosa. Prova da fuori Ferrazzi, questa volta la palla si perde oltre la traversa, non è riuscita a chiudere col polso, occasione sfumata, tira un sospiro di sollievo la banda di coach Britos e si riporta in avanti Tomova per bello. Marrocchi, ancora una volta buono lo schema, bello passaggio per Marrocchi, tutto da rifare, sempre una rete di vantaggio, però andare sul più tre sarebbe stata un'occasione importante, ma tant'è, non è successo e quindi nulla di fatto, resettare e ricominciare e ricostruire da capo. Laita, dentro ancora Jovovic per Ferrazzi, Jovovic, Laita e Cobianchi in questo momento, i tre terzini per il Cassano, questa è la scelta di Coccionelli, a 7 minuti al termine. Ed è proprio Jovovic, sembrava poter concedere un 7 metri, ma non è di questo avviso l'arbitro di campo, quindi si procede con un 9 metri, è Montoli che lo batte, Cobianchi, Jovovic, Laita a sinistra, chiama palla, chiama schema Jovovic, sposta il pivot, la stessa Jovovic, va in uno contro uno, questa volta Villoslada appena peccato, rientrata, neutralizza. Attenzione perché Ferrara adesso attacca per il pareggio, Tomova da fuori, che regalo, questa fortuna, gli scappa il pallone, non riesce a chiudere il tiro e la palla si perde oltre la traversa, tira un sospiro di sollievo questa volta la squadra Maranto e riparte, 6 al termine, le due squadre sono ancora in equilibrio, una rete di vantaggio per Cassano, ma direi che si può parlare di equilibrio e finale del match, ancora tutto da scrivere, non c'è ancora un copione predefinito ma bisogna inventarselo. Jovovic, Laita, scarico per Montoli, bella la combinazione, un bel colpo d'occhio di Giulia Laita che vede la compagna libera, bel servizio, si gira sulla piastrella Gloria e va a realizzare e poi c'è parata di Bertolino a mantenere questo più due, adesso sì potrebbe essere importante perché buona azione che ha colto impreparata la difesa estense, poi grande parata sul capovolgimento di fronte, segnare adesso il più 3 a 5 minuti dal termine, sì, potrebbe dare un colpo quasi definitivo al morale del Ferrara, vediamo se riescono i nostri ragazzi a chiudere il match. Jovovic, Cobianchi per Milan, tutta sola dalla destra, va in Eret ma non riesce a chiudere col polso, la palla si perde oltre il secondo palo. Ancora un pericolo scampato per il Ferrara e vediamo se avranno la forza di riaprirla nuovamente. Finale interessante ragazzi, non mollate i teleschermi, restate qua con noi. C'è da vivere questo finale di partita. Tanic, Tomova,
Ancora Tanic, chiude bene la difesa del Cassano. Crosta, Soglietti, deve partire da lontano. Attenzione passivo, Tanic cambia lato. Palla per Marrocchi, non riesce a catturare il pallone. Era un bel servizio, non precisissimo, ma era tutta sola Marrocchi. Se avesse conquistato questo pallone era un gol facile, ma non è riuscito a catturare il pallone. Cassano che attacca ancora per il più 3. Ovviamente adesso non ha fretta, può anche giocare un po' con il cronometro. 4 minuti al termine, due reti sicuramente non da amministrare, però insomma non c'è fretta di arrivare a conclusione in maniera veloce e azzardata. Può giocare la sua trama. Ferrazzi nel frattempo continua il turnover, fuori, no, Light a sinistra, quindi sia fuori Jovovic in questo momento per rimandare in campo Ferrazzi. Continua, sì, a fare il turnover con i suoi ragazzi, vuole forza e fresco in campo Coccinelli, per ora gli sta dicendo bene. Gozzi, Cobianchi, Ferrazzi tutta sola, lo spazio davanti a sé. Non c'è fallo secondo l'arbitro, quindi fazione di passi di Ferrazzi. Riparte Ferrara, Tanic ha intercettato il pallone Laita, ma c'era fallo di Cobianchi sulla stessa Tanic, quindi rimane avanti Ferrara. 3 al termine, 2 reti di vantaggio Cassano. Possesso palla per Ferrara e appunto Britos chiama il suo ultimo time out, questa volta per dare indicazioni per come gestire questi ultimi 3 minuti di gara. Ricordiamo, 2 reti da recuperare, non sono tante ma non sono neanche poche visto il tempo a disposizione. Finale al Cardiopalma, dicevamo, entrambe le squadre hanno tentato di chiuderla, di allungare nel vantaggio, ma 3 reti massimo vantaggio per entrambe le squadre, non si è andato oltre con gli avversari che hanno sempre ricucito il gap. Ed ora ci apprestiamo a vivere questi ultimi 3 minuti di gara con il Cassano avanti 2 reti, ma è tutt'altro che chiusa la partita. Provano a galvanizzarsi le squadre con urli di incoraggiamento. Cioè, possiamo vivere questo finale di gara. Ferrara che attacca con 2 reti da ancora da recuperare, però ha solo 3 minuti e 2 secondi per farlo. Vediamo, sarebbe importantissimo per il Cassano non subire gol in questa azione del Ferrara. Vediamo se i ragazzi Britos sono d'accordo, credo di no, proveranno in tutti i modi a segnare. Tanic, quasi palla persa. Palla persa, ma è riuscita Martina Cross a recuperarla prima che lo stesso esca dal campo. Ancora un bel passaggio per Marrocchi, che questa volta raccoglie il pallone. Tentativo estremo di Bertolino di neutralizzarlo, senza riuscirci, quindi Cassano che attacca con una sola rete di vantaggio. Bello passaggio, bello blocco, bella girata, bello tutto. Questa azione. Dalla panchina provano a incitare le proprie compagne alla difesa. Pallone importantissimo per il Cassano, deve realizzare, mantenere Ferrara a 2 reti di svantaggio. Cobianchi arriva sola sui 6 metri e fa un plan perché guadagna tiro di rigore e soprattutto 2 minuti per il numero 44 Tomova, quindi Ferrara che giocherà gli ultimi scampoli di partita in inferiorità numerica e soprattutto senza una giocatrice fin qui importante come Mari Tomova. Rigore col brivido per Eva Boggi, che ha scelto la soluzione del pallonetto facendo tremare un po' le coronarie alla panchina del Cassano, ma tant'è, la palla si insacca, quindi come si suol dire, quando segni hai sempre ragione. 1.45 il termine, Cassano più 2, Ferrara che attacca disperatamente alla ricerca del meno 1 e lo fa ancora con Maria Marrocchi, giocatrice importantissima in questi ultimi minuti di gioco. Dopo quel passaggio perso che sembrava essere la fine del match, sta tenendo a galla le sue, guadagnando posizione e facendosi trovare pronta nei due passaggi successivi che hanno portato a altrettante trasformazioni. Ora time out anche per Coccinelli, che gioca il suo ultimo cartellino verde. È
Vengono utilizzati tutti e tre a disposizione i due allenatori. Ancora Cassano che attacca con una rete di vantaggio, possibilità di portarle a più due quando mancano un minuto e mezzo al termine. Quindi segnare il più due sarebbe importante, anche se non definitivo, abbiamo visto tante volte risultati ribaltati, però insomma segnare sarebbe importante oltre il più due, perché costringerebbe il Ferrara a fare delle azioni affrettate, invece lasciare palla con una sorta di vantaggio permetterebbe alla, alle ragazze di coach Brito di attaccare con relativa più calma, quantomeno a impattare il match. Però tutto questo sono ipotesi che lasciano il tempo che trovano. Sta per riprendere il gioco Soglietti, si rende conto appena in tempo perché stavano per riprendere il gioco in sette giocatrici, ma ricordiamoci ancora fuori Tomova per un minuto e 12. Riesce a uscire dal campo prima che l'arbitro fischi l'inizio del match. Katia Soglietti con la sua esperienza ha capito che era una situazione sbagliata e vi pone rimedio. Gioco che intanto è ripreso, Boggi, Cobianchi, Jovovic da fuori per poi scarica per Gozzi che rinuncia al tiro, attenzione passivo. Cobianchi, Jovovic da fuori e realizza gol importantissimo. Ferrara che attacca, attacco disperato per Tanic, De Santis nel frattempo rientrata, Tanic va al tiro, no, scarica ancora De Santis, Soglietti cerca un tiro incredibile ma trova un gol sul secondo palo. Ferrara che stava attaccando con sette giocatrici in movimento e senza portiere ha cercato e ha trovato una rete insperata. Katia Soglietti, il capitano, da un angolo molto molto chiuso ma non si è fatta intimorire dal lato della sua esperienza, ha riportato il suo compagno a meno uno. 20 secondi al termine, passivo, Cassano che deve andare al tiro. Jovovic realizza quello che a questo punto possiamo dire gol vittoria, sotto passivo. Due palloni importanti gestiti dall'esperta giocatrice. Ora fallo di Cobianchi che è andata a fermare Tanic. Due reti importanti di Zorica Jovovic nell'ultimo minuto di gioco, potrebbero essere quelli decisivi, anzi Ferrara 4 secondi per accorciare distanze con Fabbricatore, ma il risultato finale vede Cassano vincere una partita difficilissima, vincente, equilibrata. Era partito meglio Ferrara, poi c'è stato il ribaltamento delle sorti del match con Cassano che ha provato a, oltre a rimpattare, ad allungare a più tre, ma Ferrara aveva a sua volta recuperato il gap. Poi ultimi 20-25 minuti di sostanziale equilibrio con Cassano sempre avanti ma uno, due reti, poi nel spazio finale ancora un più tre, ma ancora Ferrara che si avvicina e finale concitato con due reti nell'ultimo minuto di Zorica Jovovic a sancire il definitivo 32-31. Cassano che vince la sua seconda partita consecutiva, inizia a dare spessore alla sua classifica e un senso al suo campionato. Ed ora prossimo match ancora casalingo, quindi doppio turno qua a Palazzetto Tacca. L'appuntamento è per sabato prossimo qua alle ore 16 contro i campioni d'Italia del Salerno. E io ringraziando i due Davidi, quindi Davide Milan alla telecamera e Davide Bianchi alla console in voce insieme a me, ringraziandovi a nome di tutta la banda cassanese, Luca Basile, vi augura il consueto buona palamano a tutti. Ciao!